Signori, buonasera. È iniziato l'anno nuovo e abbiamo il piacere di avere con noi questa volta una splendida signora che ci riceve, ci ha fatto entrare a casa sua nella bellissima Orvieto. Federica Menenti, un guru dello yoga, un'esperta di yoga, una donna che pratica yoga da tantissimi anni e che avrà sicuramente tantissimo da dirci riguardo a questa disciplina. Prima di passare però la parola a lei, come ospite d'onore, è doveroso un saluto da parte del presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Regione Lombardia, Antonello Calabrese, e un saluto da parte di colui il quale ci offre sempre la piattaforma per queste dirette, Davide Monguzzi. Antonello, come stai? Guarda, bene, bene, nonostante faccia un po' freddino, ci siamo svegliati con un po' di neve, il che va anche bene in questo periodo, anzi direi che è proprio il momento dell'anno giusto. Assolutamente sì, se non nevica in questo periodo, quando vuoi che nevichi a luglio, anche perché io e te non viviamo esattamente ad Orvieto. Davide, vuoi portare un saluto? Ma certo, volentieri do il benvenuto a Federica e ha avuto anche il piacere di conoscere il fondatore della scuola che ha frequentato, la scuola di Arion, Marco Mandrino. Quindi è un piacere incontrarti e quindi benvenuta in questa trasmissione. Ma Allora, grazie a Federica, tutti. prego, vuoi Grazie, raccontarci grazie. qualcosa di Sì, intanto grazie dell'invito a questa chiacchierata. Io sono una, non un guru, una insegnante di yoga, una appassionata, quindi sono più che altro una ricercatrice, ecco, nel campo dello yoga. E lo pratico da parecchi anni, da circa il 2007, quando ero a Roma. Ma ho aperto il mio studio di yoga qui ad Orvieto dal 2017, in contemporanea a quando sono diventata mamma. E quindi ho questi due figli, mia figlia Zoe e lo studio di yoga ad Orvieto. Certo, non avrei mai immaginato che dopo 3 anni sarebbe scoppiato questo pandemonio nel mondo, ma insomma è comunque una bella esperienza anche tuttora. Ho studiato presso Ariom, che appunto è la scuola che accennava prima Davide, fondata da Marco Mandrino, di cui ho tantissima stima e diciamo, ho riscoperto con Ariom e con la loro filosofia uno yoga aperto. Questa che sentite di sottofondo è appunto mia figlia. Un approccio aperto perché avevo avuto nel passato anche altre esperienze, insomma, di yoga ce n'è tantissimo in tutto il mondo e tanti approcci, tante scuole diverse, però insomma, Ariom porta questo approccio non dogmatico, aperto e di ricerca col quale mi ritrovo, mi rispecchio tantissimo. Ecco, Federica, posso farti una domanda che Sì, spesso certo. viene posta da coloro i quali non praticano yoga o ne sono semplicemente interessati all'inizio? Che differenza c'è fra lo yoga considerato tradizionale e lo yoga invece integrale che tu pratichi secondo il curriculum che poi ci ha girato Antonello Calabrese? Se tu dovessi dare una definizione, come spiegheresti molto semplicemente la differenza? Beh, yoga integrale, appunto, oltre a occuparsi, quando si parla di yoga spesso c'è questo stereotipo, questo pregiudizio, tra virgolette, ma non neanche in senso negativo, però si pensa allo yoga come qualcosa o di fisico, o di molto fisico, o di molto spirituale, tra virgolette. In realtà yoga integrale significa che integra appunto questi due aspetti e quindi si occupa sia della parte fisica del nostro corpo sia della parte spirituale. Quindi non scindere due cose, integrale da questo punto di vista. Ecco, proprio una definizione così a bruciapelo dal mio punto di vista. Quindi, Antonello, diatriba vecchissima nel mondo delle discipline bionaturali, se lo yoga è spirituale, se è una disciplina o se lo yoga è sport. Puoi raccontare brevemente di questa diatriba assolutamente non conclusa e assolutamente ancora aperta nel settore, perché ci sono punti di vista completamente differenti. E in quella che a me piace di dialettica, nessuno ha la ragione. Quindi si può avere una visione dello stesso argomento sotto punti di vista completamente differenti. Prego, Antonello.
Guarda Katia, ti posso raccontare che quando ero un ragazzo, quando non avevo la barba bianca, anzi non avevo neanche la barba, frequentavo un maestro di lalta indiana che praticava per se stesso lo yoga e quando gli feci una domanda del genere, gli chiesi se era una disciplina fisica o spirituale, non capiva la domanda. Ho provato a ripetere la stessa domanda in India, quando sono stato in India per 2 periodi per insegnare Vata e per imparare qualcosina, qualcosetta che si può fare nell'arco di qualche mese di massaggio ayurvedico, e a chiunque io abbia fatto questa domanda rimaneva lì e diceva: aspetta, non riesco a capire bene, cioè quando andiamo nelle terre dove sono nate queste discipline, non riescono a capire che ci possa scindere la spiritualità dalla fisicità. Se il corpo non è pronto, non può essere pronto lo spirito, non può essere pronta la mente, non può essere pronto il cuore. Non riescono proprio a pensare che si possano dividere questi due campi, per cui ho smesso di farmi la domanda capendo che di per sé è una falsa domanda. Non serve più a noi occidentali riuscire a fare questa differenza, ma nella pratica la differenza non c'è. Quindi Davide mi ha già anticipato la domanda che volevo fare io a te, questa necessità di noi occidentali di scindere corpo e mente che gli orientali invece non hanno. È un'evoluzione o un'involuzione secondo te dell'aspetto di crescita spirituale e umana? Beh, è una grave carenza, nel senso che scindere appunto le nostre componenti fondamentali, mente, corpo e spirito, non ci permette, diciamo, di conoscerci profondamente. E quindi forse noi, la domanda, diciamo, che hai fatto è interessante per il fatto che noi la parte spirituale ce la siamo proprio dimenticata, esercitando solo il corpo, avendo sviluppato un aspetto molto edonistico della fisicità, quindi ci preoccupiamo della flessibilità, dell'agilità, dell'aspetto esteriore, eccetera, eccetera, mentre in Io realtà. ho assistito a litigate curiose se lo yoga è sport o lo yoga è spiritualità, Perché per lo cui scopo figurati. finale per il quale lo yoga utilizza il corpo è uno scopo di profonda conoscenza del sé. E quindi diciamo, no, lo scopo dello yoga è tutt'altro che quello di raggiungere un aspetto esteriormente piacevole, una bella linea invidiabile da esibire, oppure un'abilità fisica da esibire. Cioè, Anche un bel portamento, guarda Federica per esempio che bel portamento che ha Federica quello è una dato sicuramente. conseguenza, non è lo scopo. Non è lo Federica, io un po' scopo. di tempo fa ho sentito una frase che mi è rimasta in mente, in realtà non ricordo né dove l'ho letta né da chi. Diceva: io non sono un corpo che trasporta un'anima, ma sono un'anima che è trasportata attraverso un corpo. Tu sei concorde con questa frase? Ti piace? Vuoi Guarda, fare una sì, riflessione? mi piace tantissimo e la stessa frase che mi è venuta in mente mentre parlava prima Antonello, esattamente, che noi non siamo esseri terreni che stanno vivendo un'esperienza spirituale, ma siamo esseri spirituali che stanno vivendo un'esperienza terrena. Questo, cioè, me lo ripeto spesso quando cambia il focus, quando c'è un po' di caos intorno. Secondo me è un punto fermo a cui ritornare quando siamo un po' confusi. E mi piace anche che io e te abbiamo pensato la stessa frase nello stesso momento. Io credo molto in queste connessioni mentali. Antonello, fuori onda mi dicevi che volevi fare a Federica una domanda particolare riguardo a uno yoga molto. Mi piace, l'ho visto fare, mi sono divertita un sacco che lo yoga per i bambini. Che domanda volevi farle? Scusate. Guarda, ti confesso che io adoro Zoe, la piccola Zoe, che è la figlia di Federica e di Antonio, che poi avremo il piacere di intervistare prossimamente, Antonio Affatati, che si occupa di Shiatsu, ed entrambi sono anche, sia Federica che Antonio, praticanti e insegnanti di karate. Quindi Zoe è nata e vissuta a bagno in questo mondo particolare. Per cui la domanda che vorrò fare anche ad Antonio, la faccio adesso a Federica, è: quanto vi insegna Zoe? Zoe è la nostra, lei è la nostra guru, nel senso che sì, essendo nata nel nostro ambiente, in questo ambiente, ha assorbito un po' tutte queste qualità, sia dello yoga, dello shiatsu, le respira proprio e quindi cioè, è fantastica. È lei che viene sul mio tappetino e prova le sue cose.
e allo stesso tempo ha il suo approccio che è assolutamente libero, quindi ovviamente ha 3 anni, quindi un momento ha voglia, il momento dopo no, e nello stesso tempo la cosa che mi colpisce tantissimo è che riesce a stare ad osservarmi anche per un'ora intera in silenzio, e questa per me è una cosa, una grandissima conquista, non da parte mia, da parte sua ovviamente, che già a questa età riesce a mantenere l'attenzione, la curiosità e il silenzio per tutto quel tempo, e poi prova a ripetere, ovviamente emulando. Io sono contraria ad insegnarle qualsiasi cosa in questo momento, sia per quanto riguarda lo yoga, ma anche lo shiatsu. Antonio, vabbè, poi ve lo dirà lui, ma hanno il loro codice segreto dello shiatsu, quindi lo applicano per dormire, per rilassarsi nei momenti più caratteristici della giornata. Invece vuoi raccontare del tuo studio, dov'è, che cosa pratichi all'interno dello studio e qual è il tipo di clientela a cui ti rivolgi, se agli anziani, se alle persone di mezza età come me e Antonello, se ai bambini, se alle gestanti, vuoi raccontare qualcosa di te? Sì, ho questo centro appunto ad Orvieto Scalo che si chiama AMSA Yoga e Shiatsu, che quindi nasce dove pratichiamo io yoga e Antonio propone trattamenti Shiatsu. Il mio yoga è rivolto un po' a tutti, quindi è abbastanza trasversale come clientela e come fasce d'età a cui si rivolge. Non ho bambini ancora, ho molte richieste, ma non c'è stato ancora modo di introdurre questa cosa, e poi in questo periodo è anche complicato, se non impossibile, visto che il nostro centro è chiuso. Mi occupo di yoga in gravidanza, quindi accolgo le gestanti sia in percorsi di gruppo che individuali, in gravidanza e anche poi post parto. E poi ho ragazzi, giovani, signore di mezza età, signore e signori, perché fortunatamente si avvicinano anche uomini. Cominciano ad avvicinarsi anche uomini, anche se le donne sono in stragrande maggioranza, e anche anziani. Ho un bellissimo, anzi più di un gruppo di anziani appassionati, super appassionati, che sono quelli che tra l'altro mi stanno seguendo di più anche adesso online. Ah, quindi tu stai facendo anche corsi online, quindi in questo periodo di pandemia hai deciso di non lasciare sole le persone che assisti, ma di fare lezioni online. E dove ti si può trovare come piattaforma? Come piattaforma uso Google Meet, che è quella utilizzata anche per la didattica, insomma, a distanza. Sì, ho cominciato da subito, sia durante lo scorso lockdown in primavera e poi adesso a fine ottobre, quando si è prospettata la chiusura delle palestre, non si capiva bene se il mio centro poteva o no rimanere aperto. Ho sospeso l'attività in presenza e stiamo lavorando online. Un po' Ma timidamente ho iniziato, no, volevo però chiederti, dimmi. Federica, ma tu fai la DAD, nel mondo della scuola si dice che esistono adesso due DAD. Senti Antonello come sono diventata brava. La DAD sincrona e la DAD asincrona. Sincrona vuol dire che tu ti metti in video e io come utente ti guardo fisicamente fare l'esercizio. Asincrona invece significa che tu fai dei corsi registrati che poi io posso vedere con estrema tranquillità. Hai provato entrambi i metodi, quali preferisci? Ho provato entrambi i metodi, il metodo asincrono non l'ho amato particolarmente perché non c'è scambio. Quindi il primo approccio che ho avuto è stato questo di registrarmi, ho fatto tutto un programma di lezioni registrate e poi le ho proposte alle persone, insomma, che mi seguivano in quel periodo. Loro l'hanno apprezzato moltissimo, ma io non ho apprezzato questo metodo perché non riuscivo, cioè mi sembrava di stare, ero proprio sola e quindi non riuscivo neanche a visualizzare a chi mi stavo rivolgendo. Qui Mentre amo tantissimo. questa è la grande diatriba tra tenere un convegno di fronte a una platea o tenerlo di fronte a una telecamera che può interessare alcuni rispetto ad altri. Torniamo poi su Federica. Davide, tu cosa preferisci? Sincrono o asincrono come modalità di insegnamento e di apprendimento? Beh, diciamo come scambio umano naturalmente sincrono, perché hai la possibilità di visualizzare, di interagire, di fare delle domande, eccetera. Però apprezzo anche l'asincrono perché come allievo, parlo proprio in qualità di allievo,
Il fatto di poterti vedere il tuo maestro, comunque il tuo insegnante, quante volte desideri vedere, rivedere in una situazione confortevole, eccetera, comunque offre dei vantaggi non indifferenti. Quindi, diciamo, pur preferendo prima di tutto la presenza, poi il sincrono e poi per ultimo l'asincrono, comunque riconosco a tutte e tre le modalità delle peculiarità interessanti. Invece tu, Antonello, come docente in questo caso, io e te siamo abituati a parlare tantissimo in pubblico, quando ancora potevamo viaggiare, ti ricordi Antonello che bei tempi? Sì, Adesso invece perché c'è stato parliamo... un tempo in cui io e te avevamo di fronte delle persone fisiche, però. Avevamo una vita, Antonello, io e te, un tempo ed era così bello. Ma preferisci farlo di Guarda. presenza, di fronte a un pubblico o di fronte a una telecamera? Perché sono due aspetti completamente differenti. Di sicuro preferisco farlo di fronte a un pubblico, però sono riuscito a trovare un mio escamotage per riuscire a fare anche delle buone lezioni in modalità asincrona, nel senso che quando registro e registro per poi poter mettere a disposizione di una platea molto ampia che non mi potrebbe seguire sul momento, lo faccio con qualcuno che mi sta ascoltando, magari 5 allievi, 10 allievi che in quel momento seguono la mia lezione e poi quella lezione la mettiamo a disposizione di 100 allievi, ma almeno la sensazione di aver parlato a qualcuno, non aver parlato a un oggetto che è la videocamera, Io e onestamente già pensavo a la differenza. Laura che mi ascolta. Laura è la sua compagna, per chi non lo sapesse, povera donna che lo ascolta sempre parlare. Mio marito, per esempio, quando parlo di diritto sportivo non mi ascolta più, che cala proprio il sipario e fa finta di ascoltarmi. Federica, tu sei una bellissima donna che nella vita ha iniziato a praticare questa disciplina, ma ho letto nel tuo curriculum che non hai ancora terminato il tuo percorso. Secondo te, quanto tempo ci vuole per diventare un esperto di yoga? Secondo me è molto soggettiva, nel senso che per qualcuno potrebbe volerci pochissimo e per qualcuno tantissimi anni. Soprattutto quando è che uno si può definire un esperto? Cioè, rispetto a che cosa? Non lo so, secondo me non c'è una risposta a questa domanda. Io lì volevo arrivare, gioia mia, perché io nella mia vita continuo a sentirmi dire sono un esperto di, sono un esperto di, sono un esperto. Io li guardo tutti e dico beati voi, a me mi sembra sempre di non sapere un sacco di cose. Però tantissime persone, vero Antonello, arrivano e ti dicono io sono un esperto di yoga, io fa, io bababababa, giusto, perché le sentiamo di tutti i colori. Quando uno può essere un esperto di yoga? Dopo 16 ore di corso? Dopo 5 ore di corso? Dopo 600 ore di corso? Tutta una vita? Quando uno è un esperto, presidente del Comitato Tecnico Scientifico di Regione Lombardia. Se fossi un cinese di qualche secolo fa, ti risponderei che l'esperto è colui che ha praticato quotidianamente un'arte per 30 anni. Questa era la vecchia tradizione, che tra l'altro secondo me non è neanche così reale, perché ci sono persone che per 30 anni hanno fatto lo stesso gesto e ancora non ci hanno capito nulla. Quello che posso dire è che quantomeno noi abbiamo provato, proprio per impedire agli improvvisatori, abbiamo provato a creare degli standard minimi di apprendimento, ossia per potersi dire praticante, insegnante di yoga oppure operatore shiatsu, almeno ci deve essere un certo iter di studi fatto in un certo numero di ore, con un po' di sedimentazione, quindi non una cosa che si possa fare facendo tutte le ore insieme di seguito, ma nell'arco di 2 o 3 anni, facendo in modo di poterla assorbire, a seconda della disciplina, poi chiaramente non ce ne sono una uguale all'altra, per fortuna, perché è bellissima la varietà. Però noi abbiamo provato a trovare questa soluzione qui. Le grandi scuole si sono messe d'accordo tra di loro, quindi tutte le accademie legate allo yoga, tutte le accademie legate allo shiatsu, si sono parlate, hanno detto: guardate, per me questo è indispensabile, per me questo è indispensabile, e alla fine ne è venuto fuori un monte ore per ognuna di queste discipline che hanno voluto condividere e che la Regione Lombardia ha fatto il suo in modo tale da poter dire benissimo, tutti possono praticare, tutti possono operare anche professionalmente, ma io posso garantire l'operato solo di quelli che hanno questo tipo di formazione e li metto in un registro. Federica, gli ho fatto questa domanda che in realtà gli faccio ogni puntata, come se fosse un mantra tra noi due, proprio perché deve passare il messaggio che un professionista serio, gli operatori delle discipline naturali sono professionisti, sono seri, deve puntare molto su se stesso
fare su se stesso una formazione che è fondamentale. Ma tu, che sei giovanissima, a differenza di Antonella e a differenza mia, come ci sei arrivata allo yoga? Cioè, che cosa è scattato in te per cui hai scelto questa disciplina e non hai scelto magari Shiatsu come tuo marito? Ma io devo dire che sono andata per esclusione, nel senso che io inizialmente ho aperto anche un percorso di Shiatsu. Quindi ho portato avanti per un periodo della mia vita, ma io in realtà studiavo chimica, quindi proprio facevo tutt'altro. Quindi mi sono iscritta all'università e studiavo chimica. In quel periodo mi incuriosiva lo yoga, quindi l'ho provato, mi sono appassionata e poi ho capito che volevo approfondire, che non mi bastava più, no, non mi piaceva neanche più quello che stavo sperimentando in quel momento, però volevo approfondire e andare avanti. Lo shiatsu ho iniziato anche quello, però non lo so, è stato un amore a prima vista. Non saprei neanche dire che cosa dello yoga mi ha catturato. Forse è che mi sento proprio nei miei panni. Quando pratico yoga mi fa sentire proprio, mi sento me stessa, più che facendo Bello. qualsiasi altra cosa. Che bella questa cosa, a parte che hai fatto chimica come la mia bambina, che si è iscritta anche lei a chimica, che ogni tanto mi dice delle cose che secondo me sono assolutamente prive di qualsiasi tipo di senso logico, però dice: mamma, guarda, ci sono riuscita. Davide, beata te che ci sei riuscita, perché per me è almeno. Davide, tu invece all'inizio dicevi una cosa che mi ha incuriosito: hai conosciuto il maestro di Federica. In Sì. che circostanza l'hai conosciuto? Marco Mandrino ha frequentato per anni lo Yoga Festival, del quale noi eravamo partner, e poi organizzava un festival bellissimo nella sua tenuta, nelle campagne vicino ad Alessandria, e praticamente lui ha una tenuta bellissima dove organizzava un festival internazionale di yoga e musica, e quindi siamo stati ospiti di questo festival bellissimo e quindi abbiamo partecipato a delle sessioni molto, molto interessanti con ospiti internazionali. Federica, volevi dire qualcosa? Forse ho visto Federica che stava. Oh Ah, no, 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 stavo scusami, ragazzi, ascoltando. scusami, Stavo ragazzi, allora. ascoltando la narrazione del suo Sì. insegnante. Invece, un aspetto molto importante dello yoga è la meditazione. Yoga e meditazione sono correlati. Orvieto a me fa venire in mente i bellissimi monasteri che ci sono, quindi è tutto molto meditativo la zona in cui vivi. La meditazione, secondo te, Sì. quanto può essere utile nello sviluppo della vita di ognuno di noi, nella ricerca di quell'equilibrio che è veramente così complicato da ottenere? Parecchio, nel senso che io sono una fautrice della meditazione per me stessa, perché sento che per me funziona. Penso che non va, che non va, che l'approccio non debba essere quello del prendo la pillola della meditazione perché così mi fa sviluppare, sentire meglio, eccetera. E quindi ci deve essere anche in quel caso un po' una chiamata, quindi deve essere comunque un approccio spontaneo, uno si deve sentire attratto e avvicinato, cioè si deve sentire sì, attratto, Coinvolto, coinvolto, certo. coinvolto, brava, coinvolto, Coinvolto. altrimenti Antonella, perde l'effetto. quindi se io mi siedo e faccio un, non riesco ad ottenere immediatamente la concentrazione per la meditazione, giunge la pillola. Antonello, tu che hai una certa età, quante ore di meditazione hai fatto nella tua vita? Guarda, quando ero ragazzo tendevo veramente a tentare di misurarle, di rendermene conto. C'è stato un periodo nella mia vita in cui ci ho dedicato veramente tempo. Poi forse è venuto un passaggio che mi è piaciuto molto, cioè mi sono reso conto che riuscivo a rendere alcuni gesti quotidiani meditazione. E ti posso assicurare che per quanto possa essere una buona scusa per la mia golosità, cucinare con un certo stato d'animo può essere meditare. Mettersi a lucidare degli oggetti, pulirli. Io sono un restauratore, per cui mettersi a pulire una lama, mettersi a pulire un oggetto antico in una certa maniera può essere meditazione. Ma Quindi. secondo gli antichi culti, quando le donne scavano, andavano in meditazione, giusto? Io adesso, che Anche sono sicuro. chiusa in casa, io ho iniziato, giuro, a meditare correndo sul tapis roulant. Ho scoperto che riesco a fare entrambe le cose bene. Tra l'altro corro tantissimo, da quanto medito sul tapis roulant non sento i dolori fisici. Potrebbe essere una cura. Federica, mi sono dimenticata di chiederti qualcosa in chiusura di questa chiacchierata molto veloce, perché poi mezz'ora passa velocemente quando si chiacchiera in maniera molto leggera.
C'è qualcosa che vuoi aggiungere a questa tua esperienza in questo mondo dello yoga? Che vorrei aggiungere ancora che non Sì, ho. che non ti ho chiesto. Magari consigliare Sì. perché dovrei iniziare io a fare yoga? Perché Antonello dovrebbe iniziare a fare yoga? Perché una persona normalissima dovrebbe iniziare a fare yoga in questo periodo? Che serve in questo periodo fare yoga, secondo me? Bisognerebbe in questo periodo, sì, posso consigliare di iniziare a fare yoga se, anche per divertirsi, anche per creare leggerezza proprio, che forse è la cosa che serve di più in questo È vero. momento. L'insostenibile leggerezza dell'essere, mi viene in mente Kundera. Davide, vuoi chiedere qualcosa a Federica che io, data l'età, mi sono dimenticata di chiedere invece, prima di andare in chiusura? Ma vorrei proprio sapere da lei la sua esperienza personale con questo tipo di yoga che stava infatti raccontandoci, perché comunque sono così tanti e variegati gli stili di yoga che molto spesso non sono nemmeno yoga alcuni di essi, anche se vengono chiamati come tali, mentre invece mi pare che l'approccio di Federica sia di tutt'altra spessore, quindi vorrei sentire da te qualcosa appunto della tua esperienza, della tua pratica. Allora, a me non mi piace la definizione di Hari Yoga, appunto, che viene dalla scuola di cui sono docente, tra l'altro, che è Hari Om, nel senso come lo yoga che non esiste, lo yoga che non ha un'etichetta, perché appunto ne esistono tantissimi, ogni metodo ha le sue peculiarità, le sue caratteristiche, ogni metodo aiuta ad ottenere qualcosa o fa trarre comunque qualche esperienza. Io posso dire che a me lo yoga mi ha cambiata. Proprio radicalmente, nel senso che non, se dovessi guardarmi indietro, mi sento una persona, completamente diversa e adesso più nei panni di me stessa rispetto a prima. Quindi posso dire che quello che ho fatto, la mia esperienza, alla fine ha avuto un esito, bellissimo perché mi ha riportato a casa, in me. Che bello, lo yoga mi ha cambiato la vita e mi ha riportato a casa. Credo che potremmo. Davide, quando metti in onda questa puntata, mi raccomando, usali come titolo. Lo yoga mi ha cambiato la vita e mi ha riportato a casa, che sono bellissime queste frasi. A me piace molto vedere parlare con le persone, perché poi prendo queste Vedo. frasi e ci ragiono sopra perché mi piace ragionare. Antonello, stiamo andando in chiusura. Vuoi chiedere qualcosa a Federica che io mi sono dimenticata di chiedere? Guarda, la domanda sulla quale sai che sono proprio non scappa mai quando so di avere contemporaneamente un praticante di discipline bionaturali e di arti marziali. C'è veramente differenza nella pratica del karate come lo pratichi tu e dello yoga come lo pratichi tu? Si legano, si danno la mano, fanno a botte. Per me non c'è molta differenza, c'è la differenza del metodo, è differente il metodo, però l'esperienza, il succo, diciamo, il nocciolo è lo stesso, però questa è la mia sensazione. E che cintura sei? Sono cintura nera, secondo Dan. Wow, complimenti, niente meno, questo non me l'avevi detto. Antonello, ti dimentichi sempre di dirmi qualcosa, veramente. Cioè, non riesco a capire se stai solo invecchiando o se lo fai per farmi un dispetto. Comunque, signori, stiamo andando in chiusura di questa mezz'ora di chiacchierata. Federica, grazie di aver partecipato a Grazie a voi. questo nostro incontro e di aver portato la tua testimonianza. Ricordiamo tutti i riferimenti, poi Davide le metterà nel corso della puntata i riferimenti del tuo studio, della tua attività nella tua bellissima Orvieto, che è una città assolutamente meravigliosa. Davide e Antonello, noi invece ci diamo appuntamento alla prossima puntata. Un bracio Federica e un bacio alla piccolina. Grazie, Buona serata grazie a mille, tutti. a Grazie, presto. grazie. Grazie dell'invito. Ciao. Ciao. Ciao.